Ben ritrovati. Recensione. Richard House, spero si riesca a leggere. Sattler. Notizie sull'autore, poche, pochissime. Richard Sattler è uno scrittore, insegnante, produttore cinematografico americano. Ha scritto dei romanzi brevi, dei racconti. Cura un suo sito blog. E poi all'improvviso è arrivato sulla scena editoriale con questa opera monumentale. Infatti Sattler è il primo di una serie di tre o forse quattro volumi addirittura che verranno intitolati The Kills. All'estero, soprattutto negli Stati Uniti dove è stato pubblicato per la prima volta, ha ricevuto lodi sperticate. Capolavoro. Vi posso leggere qualche recensione al volo tratta dai giornali. The Telegraph ha scritto maestoso. The Independent ha scritto un libro da leggere assolutamente almeno due volte. Non lo so, io sinceramente l'ho letto una volta, mi è bastato. E cosa vi posso dire? È un romanzo strano. Diciamo che l'azione si svolge nel periodo del conflitto iracheno, però ha poco a che vedere con la guerra in sé per sé, o perlomeno nel primo volume il conflitto iracheno viene accennato proprio di sfuggita. Diciamo più che altro che la storia gravita attorno a questo personaggio. In realtà si chiama John Ford, o una cosa così, ma per tutti è conosciuto come Sattler. E lui è, suo malgrado, la pedina di un gioco molto, molto complicato di transazioni di affari, di riciclaggio di denaro, di soldi che spariscono, che lo porterà a viaggiare, in incognito o sotto altri, nomi, per adesso per mezza Europa, cioè scappa dall'Iraq, riesce a raggiungere la Turchia, dalla Turchia viaggia verso Malta, poi da Malta arriva in Germania, dalla Germania passa in Svizzera e siamo fermi lì, cioè il finale del primo volume ci lascia con Ford, Sattler, in quel di Grenoble. È un romanzo che sinceramente non riesco ad inquadrare, nel senso che è un po' confusionario all'inizio, tant'è che le prime pagine lasciano un po' spiazzati perché non si riesce a capire cosa stia succedendo. Sembra quasi un casino senza fine. Poi è vero che, continuando a leggerlo, non so, diventa come un bisogno di continuare ad andare avanti per vedere cosa succede. Non ci sono grandi colpi di scena, azioni. È un romanzo abbastanza lento, in certi punti quasi noioso, dico quasi perché noioso non lo è mai. È un romanzo particolare che non rientra in nessun canone narrativo. Sì, è un po' un thriller, però non ti lascia col fiato sospeso come fa un thriller. È un po' una spy story, però non è così rocambolesca o assurda come a volte diventano le spy story. C'è un po' di tutto e sinceramente all'inizio questo libro non mi piaceva. Mi stavo domandando per quale motivo io continuassi ad andare avanti, ma sapete che soffro di questa sindrome di masochismo portato all'estremo, cioè voglio arrivare fino in fondo, vedere come va a finire la faccenda bene ho fatto perché nel prosieguo della lettura mi sono trovata sempre più, come dire, quasi affascinata da questo gioco di personalità, questa fuga, queste persone che si mettono all'inseguimento di Sattler, altri che si fanno passare per Sattler nell'intento di smascherarlo, questi soldi che spariscono. Questi conti segreti che lui non riesce più a raggiungere perché ha perso le coordinate. Insomma,
Diciamo che mi è piaciuto. Lo consiglio? Non lo so. Sinceramente non lo so. Io ripropongo la copertina del... Come sempre, no? Io parto con il video, propongo la copertina, ecco. Fa un po' di riverbero, ma... Eccola qua, Richard House Sattler, casa editrice Time Crime. Non so, io sinceramente aspetto gli altri volumi. Perché comunque, artatamente, scientemente, la storia si è bloccata in un momento culminante, quindi sapere come va a finire, visto che l'abbiamo lasciato, non vi dico dove, non vi dico in che condizioni, ma sapere come va a finire la storia. Bene, questo è un libro strano, io a volte trovo i libri strani, che però potreste anche provare a leggere. Perché veramente esce dagli schemi e quindi il fatto che sia così osannato o che se ne parli così bene all'estero vuol dire qualcosa. Secondo me merita, almeno, scusate, almeno il primo volume, anche perché se leggete il primo sono sicura che... Leggerete anche il secondo, il terzo e il quarto, non si sa ancora bene come verrà editato, se in tre o in quattro volumi. Comunque un'opera di oltre 1.000 pagine nel suo totale, quindi si può fare. Io mi scuso con tutti voi per la mia mise al limite dell'indecente, ma oggi mi sono preso una giornata di riposo. E ho iniziato a farmi le coccole, nel senso che stamattina ho fatto un pedicure, nel pomeriggio ho in previsione scrub, cerette, massaggi, quant'altro, insomma una giornata di coccole infinite. E quindi ho approfittato di questo momento di pausa per fare questo video. Io spero di tornare presto, anche perché in questo momento... sto sistemando la mia biblioteca elettronica e ho acquisito tantissimi libri da leggere. Datemi il tempo di farlo. Ovvio, ho letto altre cose. Ho finito ieri sera. Cioè, ho finito. Ieri sera mi sono letto un racconto breve di Stephen King, abbastanza vecchiotto, The Colorado Kid. Bello, mi è piaciuto come sempre, io amo King, racconto breve, sono circa 84-85 pagine se non ricordo male. Carino, ma King meriterebbe un discorso a parte, anzi meriterebbe... Come cazzo sono pettinata, boh. Meriterebbe più di un video, perché... Le persone si dividono in due categorie, i lettori, quelli che amano King e quelli che non lo sopportano. Io faccio parte del club dei Stephen King Forever, quindi ogni qualvolta riesco a reperire qualcosa di King, me lo leggo con sommo gaudio, perché a me rilassa, anche se sono sempre cose un po' così, a me rilassa da morire, è come ritrovare un vecchio amico. Comunque, vi ripeto, provate se riuscite. Richard House Sattler, la serie si intitolerà The Kills, reperibile in ebook e ovviamente anche in formato cartaceo. Detto questo, mega bacio, saluto, ben arrivati, nuovi arrivati. Ben ritrovati ai nuovi e non me ne ero accorta. Udite, udite, ho controllato, ho superato i 100 iscritti. Mi faccio quasi paura. Prossimamente cercherò quindi, per i miei 100 e oltre fans, di presentarmi in maniera più acconcia. Però sapete, io sono sempre un po' così smandrappata. Perché quel che conta non è l'apparenza ma la sostanza, e ricordatevi che chi si ferma a giudicarvi per come apparite
Sono persone da lasciar perdere, perché chi si ferma all'involucro è destinato a vivere di carta e fiocchetti. Bacioni, tante care cose, un arrivederci a presto. Ciao!